Il Colosseo è il più famoso e imponente monumento della Roma antica, nonché il più grande anfiteatro del mondo. Chiamato dagli antichi romani Amphitheatrum Flavum, anfiteatro Flavio, la sua costruzione iniziò nel 70 d.C. e terminò nell'80 d.C. sotto l'impero di Tito, figlio di Vespasiano. Poteva contenere fino a 70.000 posti ed era destinato ai combattimenti, ai giochi tra i gladiatori, alle simulazioni di caccia di animali feroci ed esotici e a combattimenti navali. L'arco di Costantino fu voluto dal Senato, che lo dedicò all'imperatore dopo la battaglia di Ponte Milvio contro Massenza. Fu inaugurato nel 315 in occasione dei 10 anni di regno dell'imperatore. Piazza San Pietro, di architettura barocca, si trova di fronte alla Basilica di San Pietro nel Vaticano. Cuore della cristianità mondiale, è celebre per l'imponente colonnato di Gian Lorenzo Bernini, composto da 4 file di 284 colonne e 88 pilastri che sorreggono un architrave aventi 96 statue in marmo. La Fontana di Trevi è stata costruita sulla facciata di Palazzo Poli da Nicola Salvi, che vinse il concorso indetto da Papa Clemente XII nel 1731. La fontana si articola nell'ampio bacino con una larga scogliera. Al centro domina la statua di Oceano, alla guida del cocchio a forma di conchiglia, trainata dal cavallo Iroso e dal cavallo Placido, frenati da 2 tritoni. Il complesso architettonico del Vittoriano è stato eretto in onore al re Vittorio Emanuele II, per celebrare la grandezza e la maestà di Roma eletta al ruolo di legittima capitale d'Italia, rappresentando l'unità del paese e la libertà del suo popolo. Fu inaugurato nel 1911, in occasione del 50° anniversario dell'Unità d'Italia. Poco oltre la scalinata si erge l'altare della patria, che custodisce la salma del Milite Ignoto. Piazza Navona è una delle più celebri piazze monumentali di Roma. Al centro sorge l'imponente Fontana dei 4 fiumi, opera di Gian Lorenzo Bernini. La piazza fu costruita in stile barocco dalla famiglia Panfili per volere di Papa Innocenzo X. Ai tempi dell'antica Roma era lo stadio di Domiziano. Era lungo 265 metri, largo 106 e poteva ospitare 30.000 spettatori. Era dedicata alla pratica di gare di atletica e corse di cavalli. La Fontana della Barcaccia fu ideata da Pietro Bernini per Papa Urbano III ed ultimata nel 1627 dal figlio Gian Lorenzo. Di fronte troviamo la scalinata più famosa di Roma, che collega Piazza di Spagna con la chiesa di Trinità dei Monti. Costruita all'inizio del XVIII secolo, è composta da 135 gradini. Il Pantheon è il monumento meglio conservato della Roma antica. Tempio dedicato agli dei della Roma pagana, fu ricostruito tra gli anni 118 e 125 d.C. dall'imperatore Adriano. La Fontana del Pantheon fu una delle prime fontane innalzate nella Roma rinascimentale.
fu costruita in seguito al ripristino dell'acquedotto Vergine, che alimenta tra le altre anche la fontana della Barcaccia, la fontana di Trevi e la fontana dei Quattro Fiumi. Castel Sant'Angelo, edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per l'imperatore Adriano, nel corso della storia è diventato avamposto fortificato, carcere, splendida dimora rinascimentale, prigione ed infine museo. La passeggiata del Gianicolo, da cui si gode uno dei panorami più suggestivi del centro storico di Roma, è costituita da due grandi viali alberati, costeggianti la Villa Aurelia, che si riuniscono nel piazzale Garibaldi. Vi consiglio di attendere il tramonto e di godervi Roma dall'alto mentre il cielo si colora di rosso. Al termine potete scendere a piedi verso Trastevere e cenare in uno dei caratteristici locali. Se volete vedere l'antenato del 3D e del 5K, allora dovete ammirare l'affresco di Andrea Pozzo nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Un'opera illusionista incredibile, fatta nel 1600 ma che batte la computer grafica. Andatela a vedere dal vivo! La chiesa fu costruita a partire dal 1562. Su disegno di Giovanni da Perugia, quale chiesa del Collegio Romano istituito da Ignazio di Loyola, che era il fondatore della Compagnia del Gesù. Roma scalda il cuore. Non mi stancherei mai di visitarla. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un pollicione in su, un commento e iscrivetevi al canale, ricordandovi di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Al prossimo bel posto! Ciao ragazzi!